Enjoy Montale, il programma di Radio Montale. Ciao a tutti e bentornati su Radio Montale. Oggi con me in studio ci sono Nicole. Ciao a tutti. Paola. Ciao. Gabriele. Ciao. E Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Oggi, in occasione appunto del 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, volevamo fare appunto una puntata speciale proprio su questo argomento. E quindi sì, parleremo un po' di questo, un po' di come è nato questa giornata, questa iniziativa, un po' delle iniziative che ci sono oggi e in generale un po' di statistiche, di dati e un po' appunto di questo tema molto importante. Ne parliamo un po' in generale, discutiamo un po', sentiamo anche il punto di vista maschile perché non siamo tutte donne oggi in studio. E niente, ora ci sentiamo Ermal Meta con Vietato Morire. Ricordo con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire. Era vietato morire di Ermal Meta. Sì, è stato a Sanremo qualche anno fa, ricordo. E niente, appunto, volevamo parlarvi oggi, che è il 25 novembre proprio, diciamo, volevamo parlarvi di questa giornata molto importante, che, come ha già detto Nami prima, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E inizialmente, appunto, volevamo spiegarvi il perché, appunto, proprio il 25 novembre, perché questa giornata. E diciamo che inizialmente questa giornata, diciamo, è stata scelta poi dal Center for Global Leadership of Women, che diciamo come si dice? Scelse questa giornata decretò questa giornata in quanto la prima di una serie di
di giornate di 16 giorni dedicati proprio alla campagna, insomma, contro la violenza sulle donne. 16 giorni di attivismo. Di attivismo, esatto. Quindi con magari attività, iniziative dedicate specialmente a questo argomento. Ma il 25 novembre in realtà ha anche un significato un po' tragico, perché nel 1960 nella Repubblica Dominicana tre attiviste donne politiche, le sorelle Mirabal, furono, diciamo, violentate e uccise dei militari, diciamo. E proprio in onore di queste tre sorelle poi venne scelta in Colombia la giornata, appunto, contro la violenza sulle donne, proprio il 25 novembre, in onore di queste tre donne. E infine nel 1993, appunto, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la richiesta di rendere questa giornata internazionale e di renderla anche proprio un ricordo che va avanti, appunto, negli anni dal 1993 ad oggi. E quindi anche nel 2021 è giusto ed è doveroso parlare di questo argomento, non solo il 25 novembre, ovviamente, come tutte le altre giornate di ricordo oppure di commemorazione, ma specialmente in quella giornata. È difficile parlare con la mascherina. Molto. E appunto, diciamo, ci sono diversi dati, diverse informazioni che noi purtroppo, diciamo, di cui siamo a conoscenza, diciamo, non piacevolmente. Allora, sì, intanto c'è da dire che in soli 11 mesi sono già stati 109 femminicidi in Italia e ogni giorno 89 donne sono vittime di violenza. E quindi la commissione sui femminicidi ha preso in esame ad esempio il biennio 2017-2018, e quando le donne uccise sono state 216, più della metà dai rispettivi partner. E il 63% delle donne uccise non aveva parlato con nessuno della violenza e solo il 15% aveva denunciato. Infatti, inoltre c'è da dire che durante il Covid sono aumentate tantissimo le violenze i casi di violenza e i femminicidi e diminuite e le denunce. Anche perché stando più tempo a casa durante il lockdown è normale che si crei. Sì, ma infatti comunque c'è anche da dire un dato, diciamo, spiacevolmente interessante, che è quello che tra il 2000 e il 2020 sono stati registrati soltanto in Italia tipo più di 3.000 casi di femminicidi, e questo costituisce più del 30% degli omicidi che abbiamo in generale, cioè di qualsiasi altro tipo di omicidio o di omicidi registrati. Quindi comunque il fatto che la violenza sulle donne costituisca una percentuale così alta tra gli omicidi generali, insomma, può farci riflettere. Che poi in realtà, se ci pensiamo, è proprio il motivo per cui è diventata fondamentalmente una categoria a parte, nel senso, molto spesso, parlando con gente ignorante, questa gente ignorante dice sì, esiste il femminicidio, ma perché non esiste? Esiste la violenza contro le donne, ma perché non esiste la violenza contro gli uomini? Così, detto di gente ignorante proprio. E proprio per questo, perché fondamentalmente i dati, le statistiche sono raccapriccianti, cioè una percentuale nettamente più alta di donne che annualmente vengono uccise, vengono maltrattate. Uccise, la cosa è uccise dai propri partner. Dai propri partner, persone dare a loro vicine, solitamente adesso, insomma. La definizione di femminicidio è appunto un omicidio preterintenzionale in cui una donna viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi basati sul genere. Sì. Cioè non è l'omicidio di una donna così, perché... Delitto d'amore, perché diciamo. Perché mi hai rubato la borsa. Esatto, ma è proprio una questione culturale, cioè su dei pregiudizi e su, diciamo... dei pensieri che si basano su una società patriarcale e quindi che poi portano a commettere atti di violenza e addirittura arrivare, appunto, ad uccidere. Specifichiamo violenza sia verbale che, cioè, è importante, a parte quella fisica, ma soprattutto verbale. Esatto. Che... sono entrambi, diciamo, non ce n'è una che sia meglio dell'altra, intanto più leggera, perché comunque la violenza verbale viene spesso magari messa in secondo piano perché è quella che purtroppo, cioè almeno parlo a nome mio, ma penso di parlare a nome di molte ragazze, comunque fa parte un po' della quotidianità, diciamo, cioè nel senso, comunque è una cosa su cui si tende a sorvolare
Però è importante sapere che anche quello comunque non è una cosa che insomma non è... Che purtroppo è diventata talmente tanto all'ordine del giorno, fondamentalmente, talmente tanto normale che sembra quasi perdere la sua importanza. Esatto. E in realtà andrebbe sottolineato che comunque ha un'importanza... Anche perché da quella poi può scaturire quella fisica, diciamo. Cioè, esatto. Un po' è poi anche un po' una conseguenza, ma poi molto spesso si tende comunque a deumanizzare l'aggressore, chi commette violenza, pensando sia un caso, come detto, isolato, che solo lui, cioè magari quella determinata persona, diventa come una bestia, quindi sono poche queste persone matte, folli, che commettono questi atti. In realtà, proprio perché ad esempio la violenza verbale viene fatta... È sistematica. È sistematica. Cioè ormai è diventata proprio la base, che non si tratta di pochi casi di uomini che diventano bestie, sono pochi e vabbè, basta, e ormai, cioè, ci sono cattivi. Basta pensare al fenomeno del catcalling. Cioè, io penso che noi tre almeno una volta sia successo a tutte, una volta è... Poco. È poco, Gabriele, diciamo, molto poco. A te è mai successo? Ma non mi è mai capitata, diciamo, una situazione simile. Hai mai però... fatto del catcalling? No. Ok. Non sono la persona di... Esatto. Però, cioè, nel senso, ora abbiamo sdrammatizzato un attimino, però è, cioè, fondamentalmente è un fenomeno molto molto presente, anche quello è compreso nel, anche quello viene nel gruppo della violenza verbale, se vogliamo, e viene sminuito. E piano piano le donne... diciamo, diventando un po' la normalità, non si sentono neanche più di denunciare, cioè l'assumono un po' come una cosa normale. Ok, vabbè, succede, ci sta, ci devo soprattutto ci devo nell'ultimo vivere. Periodo è andata, diciamo, è scoppiato il fenomeno del catcalling, sì, su Instagram, sì, infatti comunque col mondo dei social, diciamo che non è che, cioè, dei social aiuta non in un certo senso, aiuta magari a denunciare alcune cose, in quanto ci sono spesso, penso avete visto, ognuno di voi tipo avrà visto almeno un video in cui spiegavano come in caso di violenza casalinga fare un segnale di aiuto mentre si è alle poste, che ne so, una cosa sono utili per diffondere sono l'informazione, utili, però dalla stessa parte, diciamo, possono essere deleteri, in quanto non c'è controllo sui social, non c'è una faccia, quindi perché ognuno è libero, ognuno fondamentalmente può dire quello che vuole. Sì, diciamo che quindi passano spesso anche molti messaggi negativi nei confronti, adesso stiamo parlando in questo caso, ovviamente passano molti messaggi negativi in generale sui social, però anche di violenza di genere. E appunto è importante ricordare questa giornata. E volevo parlare un po', concludere questo discorso breve ma comunque molto importante, con alcune iniziative che diciamo sono state indette oggi, e sono tantissime, ve ne leggo alcune. Tra le più importanti ci sono alcune che sono fondamentalmente simboliche, altre che hanno diciamo sono più di spessore, se vogliamo. Per esempio, su diversi maxi schermi digitali in giro per la città, la Urban Vision, in collaborazione con il gruppo 25 Novembre e con l'associazione Crisi come Opportunità, proietterà i nomi di tutte le donne uccise con la data della loro morte e il modo in cui sono state uccise, e si leggeranno delle citazioni di donne simbolo della lotta della lotta appunto contro la violenza sulle donne, simboli di coraggio fondamentalmente. E inoltre verranno colorati di rosso alcuni monumenti, questo è puramente simbolico come iniziativa, ad esempio il Colosseo oppure la piramide Cestia. È anche un simbolo, siamo scordati di dirlo, però è il simbolo della violenza contro le donne, cioè della violenza sulle donne, è quello delle scarpe rosse, le scarpe rosse. Vengono, diciamo, un po' ritirate fuori in queste occasioni, anche proprio in generale dei simboli o degli abiti rossi, che sono un po' simbolo sia della passione dell'amore, ma allo stesso tempo della, diciamo, anche crudeltà, che e del ti sangue. Riporta anche al sangue. Sì, sì, no, questo contrasto, diciamo, tra amore e sangue, che è quello proprio che sta alla base di questa giornata, di questo fenomeno. E di questo fenomeno. Poi ci sarà un convegno alla Casa Internazionale delle Donne, proprio a proposito dell'Associazione Femminista di Via della Lugara 19, e in occasione del 25 novembre organizzerà l'evento Violenze Invisibili, La Voce per Dirle. E inizierà alle 17:30 con una serie di talk e approfondimenti, con un programma interamente dedicato all'ascolto. Anche la Sapienza, l'università, ha, diciamo, indetto un'iniziativa. Infatti la città universitaria, a partire dalle 10, metterà a disposizione di studentesse e studenti, perché è importante che anche
i ragazzi ne parlino e si informino, perché non è un fenomeno che riguarda esclusivamente l'ambito delle donne, non è un fenomeno che noi come donne esclusivamente dobbiamo provare a combattere, ma appunto è un fenomeno sistematico, anzi è un fenomeno sistematico che deve essere estirpato dalla società e può essere estirpato dalla società solamente lavorando alla base, tutti quindi, insieme. Esatto. E vabbè, stavo dicendo che appunto la Sapienza mettere a disposizione di studentesse e studenti spazi di benessere psicofisico e per prevenzione medica e desk informativi dei servizi gratuiti. Inoltre nella Lamagna diciamo ci sarà andrà in scena un incontro per rinnovare l'impegno dell'Ateneo nella prevenzione e nel sostegno della salute delle donne. Poi ci sono molte altre iniziative, come per esempio al Teatro Argentina viene dedicato un premio alle vittime del Circeo. Comunque sono tutte iniziative che se siete interessati si possono trovare su internet. Vi invitiamo a partecipare, perché anche se siete dell'idea che vabbè, ok, io non commetto violenza né verbale né fisica contro le donne, non ho bisogno, cioè lo so, è sbagliato. No, invece bisogna andare, informarsi, aprire la mente, perché solo così si può superare questo ostacolo, questo enorme problema di oggi. Sia maschi che ragazze, quindi. Esatto, comunque per questo ci sembrava anche doveroso, proprio per quello che ha detto Nicole, parlarne anche a scuola in occasione di questa giornata. E proprio per concludere questa puntata speciale ci ascoltiamo una canzone che forse avete già sentito da noi, che è quella di Grazia Di Michele, Anime di Vetro. Amale con il loro passato, nella calma di un segreto, ogni ruga è un segno astratto, nato prima e dopo un sogno. Amale indifese ferite, dalla luna impallidite, nude senza scudi, né mascara sullo sguardo. Amale nei giorni più sacri, sono anime di vetro, dentro fragili cadenze, in conventi di silenzio. Amale perché cercano un senso nelle trame del loro tempo, tra le righe di un addio abbandonato sopra un foglio. E portano dentro di sé cielo di cobalto pieno di nuvole, e vanno libere verso le onde nella tempesta. Calmerà. Amare volubili sere, inafferrabili atmosfere, nei discorsi un po' contorti, nei finali sempre aperti. Amare quando cercano ancora, quando il tempo non ha cura, i capelli consegnati al vento ed un sorriso lieve, e portano dentro di sé un cielo di cobalto pieno di nuvole, di pioggia, lacrime e notti insonni. Ebbene, bene, questa era l'emozionante Anime di Vetro di Grazia Di Michele, e come al solito appunto è nata una discussione interessante e profonda riguardo appunto a questa giornata importante contro la violenza sulle donne. E niente, noi vi salutiamo. Adesso vi salutiamo, andiamo a mangiare e ci vediamo alle prossime giornate di ricreazioni con la musica, con altre puntatine. Ci vediamo. Riprendiamo un po' che abbiamo lasciato quest'ultimo periodo. Più che altro voi ragazzi,
partecipare, venite a chiederci le canzoni, oppure se avete qualche idea, qualche potete argomento, potete anche scriverci il giorno che volete su che Instagram. Trattiamo. Se no qua mettiamo le canzoni di Gabriele, che insomma a volte sono un po' così, non è vero. Se no qua comanda tutto lui, ma lo vogliamo spodestare, vogliamo fare questo colpo di stato. Sì, va bene, a presto. Va bene, ora ci salutiamo. Ciao Paola. Ciao. Ciao Noemi. Ciao. Ciao Gabriele. Ciao. Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao Nick. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Enjoy Montale. Enjoy Montale.